Da parte del nostro telegiornale, anche oggi, come ieri, un resoconto del viaggio ad Auschwitz, verso Auschwitz, che rientra nelle celebrazioni del giorno della memoria che è accaduto appunto lo scorso 27 gennaio. In studio con noi per commentare insieme anche le immagini che vedremo il nostro direttore Claudio Maria Goldoni che ha seguito la manifestazione. Direttore, un viaggio verso Auschwitz, quindi un viaggio verso, a ritroso nel tempo, verso una memoria che, collettiva, una memoria che non deve cedere il passo solo a delle celebrazioni fini a se stesse, ma fare anche riflettere. Sì, un viaggio che sta acquistando sempre più importanza di anno in anno, organizzato dalla Fondazione Ex Campo Fossoli. Questa volta la partenza si è tenuta venerdì 25 gennaio, l'arrivo, il ritorno a Carpi e a Modena invece proprio ieri, mercoledì. Un viaggio che testimonia ancora una volta l'impegno della Fondazione Campo Ex Fossoli. Delle tre fondazioni bancarie della provincia di Modena, dobbiamo ricordare che questo viaggio è reso possibile grazie anche al loro contributo economico. Quindi citiamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Qui, mentre vediamo la cerimonia di saluto, si è tenuta venerdì 25 gennaio a partire dalle ore 15. Abbiamo visto il vice ministro della pubblica istruzione, la modenese Mariangela Bastico, il sindaco di Carpi Campedelli. Ricorda a questo proposito che anche i comuni hanno un loro ruolo nell'organizzazione e nel contributo economico. Sì. E La provincia di Modena non dobbiamo dimenticare. poi c'è Insomma. anche l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, Sì. quindi Quindi possiamo abbiamo. andare Sì. con le immagini. Sono più di 600 gli studenti che hanno partecipato a questa edizione 2008 di Un treno per Auschwitz. Studenti provenienti da tutta la provincia di Modena. Questo è il check-in alla stazione di Carpi. Il treno, un treno speciale allestito dalle Ferrovie dello Stato, da Trenitalia, che ha portato questi 600 studenti, insegnanti di cultura, politici, in questo viaggio a ritroso nella memoria, come hai detto tu, Chiara. Quindi questa è la partenza, poi è stato un viaggio che è durato più di una giornata, una giornata e mezza, in cui si è attraversato e si è andati verso l'Europa orientale. Durante questo viaggio, quindi, gli studenti con personalità politiche del mondo della cultura avranno anche interagito, anche un modo per avvicinare i ragazzi, insomma, anche ad abituarli a confrontarsi con delle personalità del mondo politico, non solo istituzionale, ma anche del mondo della cultura. Quindi credo che al di là della celebrazione fine a se stessa, per i ragazzi sia un'esperienza di vita assolutamente unica. Sì, a questo viaggio hanno partecipato non soltanto studenti e insegnanti delle scuole medie superiori di Modena, ragazzi del quarto, quinto anno, quindi ragazzi dai 17-18 anni in poi, ma anche politici. C'erano gli assessori, ad esempio, del comune di Sassuolo, del comune di Fiorano, c'era Matteo Richetti della Presidenza della Regione Emilia-Romagna. Abbiamo mandato noi della redazione di Telestudio Modena e Studio Europa in onda proprio ieri le interviste ad alcuni di questi politici. E poi c'erano personaggi della cultura come il Carlo Lucarelli, Carlo, lo famoso Carlo. scrittore, il giallista, e anche tanti, tanti altri uomini comuni, perché il viaggio era aperto a chiunque intendesse partecipare. Naturalmente il nucleo però, il motivo per cui è stato organizzato questo viaggio è quello di far conoscere agli studenti questa triste realtà del passato. Il percorso, visto che stiamo vedendo Abbiamo alcune visto immagini, Treviso. Verona, Treviso, via Tarvisio, e poi anche c'erano alcuni momenti di svago, questi gli Accura. E dicevo appunto gli Accura che hanno partecipato a questo viaggio per sdrammatizzare la forte tensione che le immagini che questa esperienza poteva provocare nei ragazzi, direi ci sono proprio riusciti.
Iacura sono una band siciliana che continua una tradizione del viaggio per auto. Infatti hanno partecipato a questa manifestazione in Modena City Ramble, per esempio, e altri complessi. Qui le immagini testimoniano il passaggio da Udine, fra poco vedremo anche la frontiera del Tarvisio, quindi gli studenti stanno addormentandosi per questa loro prima notte in treno. Ecco, tu hai detto, abbiamo visto appunto questo gruppo musicale, anche un po' per, giusto per sdrammatizzare, e è arrivata un'ANSA poco fa che parla, e voi avete attraversato anche la Repubblica Ceca, quindi viene proprio da Praga questa ANSA, e dice che decine di pannelli luminosi pubblicitari sono stati esposti e sono ancora tuttora esposti nel centro di Praga per commemorare in una forma molto originale la ricorrenza della giornata della memoria, mettendo in guardia contro il razzismo e la xenofobia. I testi degli slogan di colore giallo mettono in modo derisorio i divieti anti-ebrei dell'epoca dell'occupazione nazista nella Cecoslovacchia. Ad esempio, vietato alle persone con occhi azzurri usare telefoni pubblici. Persone di statura bassa possono fare la spesa solo dalle 15 alle 17. Insomma, un modo ironico. Una provocazione che però rimanda a quanto alla banalità del male, no? Come nasce, eccolo qui. Qui la comitiva, le immagini testimoniano il loro arrivo a Cracovia, il trasferimento in pullman agli hotel, 4-5 hotel, una comitiva di 600 persone difficilmente era sistemabile in uno stesso albergo, in una stessa struttura. In ogni caso è da sottolineare anche lo sforzo organizzativo della Fondazione Ex Campo Fossoli e dell'agenzia di viaggi Fabello, che ha allestito l'intera comitiva. Non facile una gestione, immagino, del genere, però con ottimi risultati, quindi non si può dire che non siano stati curati i particolari. Hotel 3 stelle, e quindi le condizioni, diciamo, sono ben diverse da quelle nelle quali i deportati carpi erano avviati ai campi di concentramento. Comunque non potrebbe essere diversamente. Beh, certo, non abbiamo la pretesa proprio di ricostruire le medesime condizioni, però appunto l'importante poi è che chi è preposto, quindi gli uomini di cultura, gli insegnanti, riescono a trasmettere ai ragazzi questa memoria. Adesso appunto parliamo del campi, hai appena accennato ai campi di concentramento e di sterminio, e parliamo del campo di Birkenau, Auschwitz-Birkenau, questo campo come la fabbrica dello sterminio. A partire dal 1942 furono milioni gli ebrei provenienti dall'Europa occidentale e meridionale che vi trovarono la morte. Il servizio di Vito Taddei. Situato al centro dell'Europa, il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau divenne operativo nel 1941. Attraverso le ferrovie i nazisti vi deportarono, a partire dal 1942, gli ebrei provenienti dall'Europa occidentale e meridionale. Dal 1944 essi venivano fatti scendere dai convogli direttamente all'interno del campo. Passavano la selezione che determinava chi sarebbe sopravvissuto per il lavoro e chi, circa l'80%, sarebbe stato eliminato dopo poche ore dall'arrivo. I pochi scelti per il lavoro venivano immatricolati con un tatuaggio sull'avambraccio, una struttura denominata sauna, e subivano ogni giorno torture. Alloggiavano in baracche, ricevevano poco cibo in attesa di passare, loro stessi, per le strutture di messa a morte per i motivi più diversi o semplicemente a causa della debolezza. L'eliminazione dei cadaveri divenne presto uno dei principali problemi per i nazisti. Dal 1943 vennero messe in funzione due coppie di edifici gemelli, i crematorium 2 e 3 e 4 e 5, dove il processo di messa a morte e di smaltimento e eliminazione dei cadaveri fu organizzato come in una moderna fabbrica a ciclo continuo. Le strutture della morte vennero distrutte dai nazisti in fuga all'arrivo degli alleati. Rimasero piani costruttivi, macerie, ma soprattutto testimonianze dei pochissimi sopravvissuti. E dopo aver ascoltato questa breve ma esauriente scheda, cura appunto di Tito Taddei, diciamo che lunedì scorso il gruppo modenese proveniente da Carpi era appunto a Birkenau. Al mattino si è svolta una visita alle baracche, mentre al pomeriggio si è tenuta la cerimonia ufficiale al monumento eretto nel centro del campo, seguita poi da una suggestiva fiaccolata. Questa celebrazione ha preso parte anche il viceministro alla pubblica istruzione, la modenese Mariangela.
Ecco, ieri abbiamo messo in onda l'intervista che appunto lei ci ha rilasciato. Oggi invece ascoltiamo le interviste di Piera Ricchi. Questa ghirlanda cosa significa? È un ricordo per tutte le vittime, è un ricordo da Modena. Allora sei contento di questa iniziativa? Sì, sì, è stato molto educativo, credo sia un'esperienza che tutti debbano fare. Sì, sono molto contento. Dove siete? Di Carpi, i tismici di Carpi. Ma io ti ho fatto questo striscione? Abbiamo avuto questa idea giusto per questa occasione qua, di fare, per ricordare questo evento. Vi è servito? Vi sembra utile questo viaggio? A noi si è toccato questa esperienza per ricordare, appunto, per non ripetere, come abbiamo scritto anche nell'altro striscione. E ci è servito molto. E pensate di essere portavoce di questa esperienza anche ai vostri amici? Da parte della nostra scuola, sì. Di che scuola sei? Sei il mio linguistico di Modena. Ti è piaciuta questa esperienza? Puoi dire due cose sull'iniziativa? Sì, mi è piaciuta molto. E cioè, penso che comunque sia una bella esperienza da fare per noi giovani, perché vabbè, noi comunque lo studiamo queste cose, però si rischia che diventino come tutta l'altra storia, cioè che si dimentichi, che la sentiamo lontana, invece venire qui, cioè, ci fa secondo me riappropriare un po' della vera storia delle persone, non solo dei numeri. Senti, sinceramente ti sei emozionata, ti fa un po' effetto essere sul terreno che ha visto tante sofferenze? Soprattutto oggi, quando siamo entrati nelle dormivano le persone, e lì proprio si sentiva, cioè, era quasi difficile entrare, cioè, essere... E anche altri compagni, altri amici, ha fatto questo effetto? Sì, molti. Gianni, fiaccalo un po' in giù. Grazie. Dai, un giorno ci mettiamo d'accordo. In serio? Andiamo a fare due passi con un lavoro del giorno. Liceo scientifico Villi Gelmo. Direi, ragazzi, che... E le sta andando bene? Molto bene, sì, decisamente. Ah, infatti. È la prima volta che... Sì, per me sì, e per i ragazzi pure, credo che sia estremamente positiva per tutti. Beh, dopo tutto il viaggio e la cerimonia alla fine, naturalmente un sacco di cose, io penso. Intanto una nuova consapevolezza, sicuramente aver trovato un'emozione particolare che lo può stimolare a riflettere molto di più su quello che è successo. Qualcosa sicuramente è cambiato. Ah, oddio, prendiamolo come un segnale di speranza, no? Ecco che arriva il bel tempo. Credo che sia, penso che questo luogo rimanga lo stesso col bel tempo, col cattivo tempo. È soltanto un contorno diverso di vederlo. In realtà si vedono le cose che ci sono e se ne vedono di più a seconda del tempo che si ha per vederlo. Io però lo prendo come un bel segno. Abbiamo portato il sole, bene. Ricordiamo comunque che il campo Auschwitz-Birkenau è patrimonio dell'umanità. Claudio, immagini veramente esplicative, esaurienti, e soprattutto belle le testimonianze di chi vi ha partecipato. Sì, del resto tu, Chiara, credo sei esperta di questo argomento, in quanto ne hai parlato anche nella tua rubrica Libri e dintorni, no? Certo, sì, un'ampia pagina dedicata al giorno della memoria, con la presentazione del libro di Shlomo Venezia, che è sopravvissuto al campo di Auschwitz, è un signore oggi molto anziano, ma non smette di partecipare ai convegni per raccontare una verità drammatica che molti hanno tentato di negare, ma lui invece, finché avrà voce, ne parlerà. Continueremo anche nell'edizione di domani del nostro telegiornale ad occuparci di questo treno per Auschwitz. Intanto ringrazio il direttore della testata giornalistica di Telestudio, Claudio Maria Goldoni, che spero sarà nostro. Sarà ospite anche nell'edizione di domani. Siamo in chiusura di giornale. Non restano che le previsioni del tempo per domani, venerdì.